Operazione dei carabinieri Crisalide 3 contro la 'ndrangheta della Piana Lametina. Il Consiglio dei Ministri ha sciolto per 18 mesi l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro per infiltrazioni della criminalità organizzata. Soverato con il Rotary alla scoperta dei siculi e di Poliporto, grande successo di partecipazione. Buonasera da S1 News. Operazione contro la 'ndrangheta della Piana Lametina. I carabinieri di Catanzaro e di Lamezia Terme hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 28 persone tra affiliati e contigui della cosca Cerra Torcasio Gualtieri. Il gruppo criminale è accusato di traffico di stupefacenti ed è responsabile di un'aggressiva e violenta attività estorsiva nei confronti di commercianti e imprenditori di Lamezia Terme. Il provvedimento cautelare è stato emesso su richiesta della procura del capoluogo calabrese, diretta dal procuratore Nicola Gratteri, che ha coordinato le indagini dei carabinieri. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, a seguito di accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, ha decretato lo scioglimento per 18 mesi dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e il contestuale affidamento dell'amministrazione dell'ente a una commissione di gestione straordinaria. Rapina a mano armata ai danni di due anziani a Simbario. I malviventi, dopo essersi introdotti nelle abitazioni dei coniugi, sotto la minaccia di un'arma si sono fatti consegnare la somma di circa 1000 euro, fuggendo subito dopo. Scattato l'allarme, sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Serra San Bruno, che hanno avviato le indagini sentendo i due anziani rapinati e cercando di capire la via di fuga utilizzata dai malviventi per far perdere le loro tracce. Una coltivazione di cannabis è stata individuata dal personale del commissariato di Siderno della Polizia in un'area verosimilmente demaniale a ridosso di un piccolo ruscello in località Maluvento di Grotteria. La scoperta è stata fatta nell'ambito del dispositivo di controllo del territorio Kaulon implementato nell'area ionica. Gli agenti hanno trovato circa 150 piante di cannabis in ottima condizione vegetativa con altezza media di 1,5 metri. Una coltivazione di circa 780 piante di marijuana è stata individuata a Cetraro dai carabinieri, che hanno arrestato due persone del posto. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Paola, stazione di guardia piemontese marina, e della stazione carabinieri forestale di Cetraro, supportati dallo squadrone eliportato cacciatori Calabria. Al termine dei servizi di osservazione, i militari hanno arrestato TA e SS, rispettivamente di 40 e 28 anni, entrambi originari di Cetraro, per produzione di sostanze stupefacenti. Un incendio è divampato la notte scorsa in un edificio situato nel centro di Bisignano, in via Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del distaccamento di Rende e della sede centrale di Cosenza, che hanno circoscritto e spento l'incendio, mettendo in salvo le persone presenti nell'edificio in fiamme. Soverato con il Rotary alla scoperta dei siculi e di Poliporto, grande successo di partecipazione. All'iniziativa voluta e organizzata dai dinamici giovani dell'Interac hanno partecipato in tanti. Vediamo il servizio. La storia e la protostoria di Soverato. Successo di partecipazione per la visita guidata alle tombe sicule di località San Nicola e a Poliporto. Iniziativa organizzata dai giovani dell'Interact Club, guidati dal presidente Giulio Carchidi, e patrocinata dal Club Rotary e dal progetto culturale Naturium. A condurre l'itinerario turistico-culturale il professor Ulderico Nisticò, che ha arricchito la giornata con un approfondito inquadramento storico dell'intera area ionica. Per come spiegato da Nisticò, il popolo indoeuropeo dei siculi ridiscese l'Italia dalle Alpi fino all'isola cui diede il nome ben prima dell'VIII secolo a.C., anticipando dunque l'arrivo delle genti greche sulle coste dell'odierna Calabria. I fondatori di Locri, ad esempio, trovarono già i siculi sullo Spromonte e dopo violenti scontri armati si fusero con loro. Giovanni Gnolfo, lo studioso salesiano che diede inizio agli interessi archeologici su Soverato, individuò insediamenti siculi nell'area e lungo la costa alcune loro tombe. Resti di queste caratteristiche sepolture a grotticella artificiale, indizio di un probabile rito di incinerazione, sono ancora ben visibili in località San Nicola e si possono oggi visitare
transitare attraversando uno stretto passaggio pedonale che richiederebbe urgenti interventi di manutenzione. Lo specchio d'acqua antistante questi eccezionali reperti protostorici custodisce la poliporto greca e romana, ruderi di un approdo, di un probabile insediamento commerciale che affiorano durante le mareggiate invernali, ovvero manufatti frammisti a scogli naturali. Secondo le osservazioni della sovrintendenza eseguite nel 1926, si tratterebbe di granai di età romana, ma una riflessione etimologica sul nome Poliporto autorizza a supporre una preesistenza in età greca. Non sono mancati del resto negli anni ritrovamenti di monete, toponimi e probabili insediamenti ellenici. Commenti positivi unanimi alla fine del tour guidato con l'invito a ripetere periodicamente attività analoghe anche su altre zone. Un plauso è stato rivolto al Rotary Club, al presidente Domenico Scopelliti e alla delegata Interact Maria Abruzzo, che hanno saputo valorizzare al meglio la bella intuizione del giovane e dinamico presidente Interact Giulio Carchidi. E presso il centro medico Alexander Fleming, sito a Petrizzi, si è tenuta la conferenza per la presentazione della piattaforma MAMA, My Agent Based Mobile Safety. Vediamo il servizio. Allora, oggi abbiamo avuto un intervento sul conclusivo del progetto MAMA e rappresenta appunto la conferenza finale in cui abbiamo rappresentato in particolare il prototipo, ma i risultati del progetto. E il progetto è andato molto bene, la conferenza è andata molto bene. E sono particolarmente soddisfatto in quanto io ho curato il coordinamento tecnico lato Synapsys, che è la mia azienda, la proponente, e abbiamo chiuso questo percorso che è iniziato più di 2 anni fa con un prototipo funzionante che ha non solo colpito i partecipanti, ho ricevuto diverse dimostrazioni di stima e di interesse anche da potenziali partner futuri, non è stato solo raggiungere gli obiettivi, ma aprire degli scenari estremamente interessanti. Le potenzialità sono enormi e l'azienda, ovviamente, in coordinamento con gli altri partner, si organizzerà per sviluppare le strategie di business in maniera tale che tutto quello che abbiamo creato venga portato sul mercato. Ovviamente, come azienda Synapsys, il nostro obiettivo non è solo quello di creare innovazione, ma è quello fondamentale di portarlo sul mercato, realizzare qualcosa di concreto. Questa è una RSA, una residenza sanitaria per soggetti non autosufficienti, e, lavora in nome e per conto del servizio sanitario e cura, va bene, delle persone non autosufficienti che non possono essere assistite a domicilio. Abbiamo anche noi, sposato questo progetto nella visione futura di intraprendere anche un'iniziativa per quanto riguarda l'assistenza domiciliare. Pertanto le nuove tecnologie sono fondamentali al fine di far sì che possiamo curare a distanza i pazienti che vogliono stare a casa. Certamente pazienti che non sono nelle condizioni tali da dover essere ricoverati. Però attraverso anche il nostro personale, perché abbiamo tutta una serie di figure professionali, possiamo iniziare a lavorare anche fuori dalla struttura, quindi sul territorio, e quindi è importante che queste iniziative possano andare avanti in modo che ci siano sempre di più strumenti e tecnologie innovative che ci consentano, di tenere sotto controllo anche pazienti che non si trovano all'interno della struttura. Io rappresento Synapsys, l'azienda promotrice di questo progetto di ricerca, insieme ad altri partner che sono stati coinvolti, e abbiamo presentato i risultati di più di 2 anni di lavoro orientati all'introduzione di un sistema innovativo per la gestione del paziente cronico presso il suo domicilio. Nello specifico
ha voluto introdurre una nuova modalità di gestione delle informazioni che derivano da apparati che il paziente può utilizzare in autonomia presso il suo domicilio, elaborando queste informazioni prima di attivare la centrale d'ascolto che è chiaramente presidiata da personale medico che segue il paziente in remoto. L'innovazione sta proprio in questo, perché i sistemi fino ad oggi, diciamo, tradizionali riportavano tutte le informazioni alla centrale d'ascolto che poi doveva elaborare. Una prima elaborazione adesso la facciamo direttamente a casa del paziente, quindi scaricando molto l'onere di gestione del personale medico che deve seguire. L'altra particolarità è che gli algoritmi che sono presenti su questi dispositivi sono in grado di auto-apprendere le condizioni critiche, ritenute critiche di ogni singolo paziente. Quindi rispetto al quadro clinico, che viene chiaramente indicato dal medico, al verificarsi ripetutamente di alcune condizioni, gli algoritmi apprendono una condizione di relativo benessere, diciamo, del paziente specifico, che può essere chiaramente diverso da un altro paziente. In questo progetto ho coordinato un'equipe del mio laboratorio specificamente per quanto riguarda la scelta dei device che devono misurare questi dati sui pazienti e l'individuazione della patologia da prendere ad esempio proprio per il progetto. Durante, diciamo, la scelta dei device abbiamo cercato di trovare dei device che siano meno invasivi possibili sui pazienti, quindi in modo tale che possano fare delle misurazioni automatiche, consentendo al paziente di voler partecipare in modo sereno a queste misurazioni. Perché chiaramente uno dei problemi in medicina è quello che quando tu al paziente chiedi di misurarsi la pressione e deve intervenire lui personalmente, per esempio, spesso e volentieri o non se la misura, o se se la misura magari ti dice che ce l'aveva buona anche se la trova, diciamo, alterata, un po' per problemi magari psicologici, un po' perché non vuole cambiare la terapia, capitano queste cose. Quindi noi abbiamo individuato dei device, uno fra tutti che è una maglietta che si indossa e che in automatico provvede alla misurazione della frequenza cardiaca e della frequenza respiratoria senza che il paziente se ne accorga. E oltretutto dialoga con questa piattaforma dove vengono inviati poi i messaggi sia di allarme ma sia delle misurazioni standard che vengono effettuate senza che il paziente debba fare niente. Quindi come misuro, dall'altra parte ho proprio il dato reale della misurazione praticamente. La parte più innovativa di questo progetto è che questi device, cioè questi misuratori, chiamiamoli così, sono in grado di dialogare con questa piattaforma dietro la quale c'è il personale medico che osserva i messaggi di allarme, quindi prende decisioni su quello che bisogna fare poi al paziente. Dicevo, questo sistema ha la grande innovazione di auto-apprendere, cioè nel momento in cui il device invia la misurazione alla piattaforma e il medico prende una decisione, il sistema osserva la decisione che viene presa dal medico e la registra. E man mano che il medico prende le diverse decisioni sulla base dei diversi allarmi, capisce in automatico quando quell'allarme deve essere mandato con più, diciamo, con un allarme di secondo livello, scusatemi il bisticcio di parole, perché si rende conto quali sono state le decisioni che ha preso il medico. Quindi si abbattono enormemente tutti quei controlli inutili. Cioè, attualmente con diciamo, i sistemi che già esistono più o meno simili a questo, qual è il problema? Che il medico viene chiamato spesso e volentieri, va a casa del paziente e poi fa un viaggio inutile perché il paziente non si trovava in una situazione di reale emergenza. Questo sistema è in grado di scremare già in automatico tutte queste situazioni, con un beneficio per il paziente, un beneficio per il lavoro del medico, ma soprattutto anche un beneficio come costo praticamente economico, no? Per la sanità, perché una volta che io ottimizzo le mie azioni riduco enormemente i costi. E anche per oggi è tutto, l'appuntamento è come sempre con le prossime edizioni del TG. A voi tutti l'augurio di una buona serata.
Amica in Blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Catanzaro, zona industriale di Carappa, Siano, FM 97.3. Lamezia Terme, Costa Tirrenica, località Comuni Condomini, FM 99.9. Chiaravalle Centrale, comprensorio delle Tre Serre, FM 98.5. Soverato, Costa Ionica Nord, Cropani Marina, FM 97.3. Locri, Costa Ionica Sud, Rocella Ionica, FM 106.100. Radio Amica in Blu. Amica in Blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Per ascoltare la radio. Sarà la musica che gira intorno. Radio Amica in Blu, tutta la musica che gira intorno. Operazione dei carabinieri Crisalide 3 contro la 'ndrangheta della Piana Lametina. Il Consiglio dei Ministri ha sciolto per 18 mesi l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro per infiltrazioni della criminalità organizzata. Soverato con il Rotary alla scoperta dei siculi e di Poliporto, grande successo di Partecipazione. Buonasera da S1 News. Operazione contro la 'ndrangheta della Piana Lametina. I carabinieri di Catanzaro e di Lamezia Terme hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 28 persone tra affiliati e contigui della cosca Cerra Torcasio Gualtieri. Il gruppo criminale è accusato di traffico di stupefacenti ed è responsabile di un'aggressiva e violenta attività estorsiva nei confronti di commercianti e imprenditori di Lamezia Terme. Il provvedimento cautelare è stato emesso su richiesta della procura del capoluogo calabrese, diretta dal procuratore Nicola Gratteri, che ha coordinato le indagini dei carabinieri. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, a seguito di accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, ha decretato lo scioglimento per 18 mesi dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e il contestuale affidamento dell'amministrazione dell'ente a una commissione di gestione straordinaria. Rapina a mano armata ai danni di due anziani a Simbario. I malviventi, dopo essersi introdotti nelle abitazioni dei coniugi, sotto la minaccia di un'arma si sono fatti consegnare la somma di circa 1000 euro, fuggendo subito dopo. Scattato l'allarme, sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Serra San Bruno, che hanno avviato le indagini sentendo i due anziani rapinati e cercando di capire la via di fuga utilizzata dai malviventi per far perdere le loro tracce. Una coltivazione di cannabis è stata individuata dal personale del commissariato di Siderno della Polizia in un'area verosimilmente demaniale a ridosso di un piccolo ruscello in località Maluvento di Grotteria. La scoperta è stata fatta nell'ambito del dispositivo di controllo del territorio Kaulon implementato nell'area ionica. Gli agenti hanno trovato circa 150 piante di cannabis in ottima condizione vegetativa con altezza media di 1,5 metri. Una coltivazione di circa 780 piante di marijuana è stata individuata a Cetraro dai carabinieri, che hanno arrestato due persone del posto. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Paola, stazione di guardia piemontese marina, e della stazione carabinieri forestale di Cetraro, supportati dallo squadrone eliportato cacciatori Calabria. Al termine dei servizi di osservazione, i militari hanno arrestato TA e SS, rispettivamente di 40 e 28 anni, entrambi originari di Cetraro, per produzione di sostanze stupefacenti. Un incendio è divampato la notte scorsa in un edificio situato nel centro di Bisignano, in via Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del distaccamento di Rende e della sede centrale di Cosenza, che hanno circoscritto e spento l'incendio, mettendo in salvo le persone presenti nell'edificio in fiamme. Soverato con il Rotary alla scoperta dei siculi e di Poliporto, il grande successo di Partecipazione. All'iniziativa voluta e organizzata dai dinamici giovani dell'Interac hanno partecipato in tanti. Vediamo il servizio.
La storia e la protostoria di Soverato, successo di partecipazione per la visita guidata alle tombe sicule di località San Nicola e a Poliporto, iniziativa organizzata dai giovani dell'Interact Club guidati dal presidente Giulio Carchidi e patrocinata dal Club Rotary e dal progetto culturale Naturium. A condurre l'itinerario turistico-culturale il professor Ulderico Nisticò, che ha arricchito la giornata con un approfondito inquadramento storico dell'intera area ionica. Per come spiegato da Nisticò, il popolo indoeuropeo dei siculi ridiscese l'Italia dalle Alpi fino all'isola cui diede il nome ben prima dell'VIII secolo a.C., anticipando dunque l'arrivo delle genti greche sulle coste dell'odierna Calabria. I fondatori di Locri, ad esempio, trovarono già i siculi sullo Spromonte e dopo violenti scontri armati si fusero con loro. Giovanni Gnolfo, lo studioso salesiano che diede inizio agli interessi archeologici su Soverato, individuò insediamenti siculi nell'area e lungo la costa alcune loro tombe. Resti di queste caratteristiche sepolture a grotticella artificiale, indizio di un probabile rito di incinerazione, sono ancora ben visibili in località San Nicola e si possono oggi visitare attraversando uno stretto passaggio pedonale che richiederebbe urgenti interventi di manutenzione. Lo specchio d'acqua antistante questi eccezionali reperti protostorici custodisce la Poliporto greca e romana, ruderi di un approdo, di un probabile insediamento commerciale che affiorano durante le mareggiate invernali, ovvero manufatti frammisti a scogli naturali. Secondo le osservazioni della sovrintendenza eseguite nel 1926, si tratterebbe di granai di età romana, ma una riflessione etimologica sul nome Poliporto autorizza a supporre una preesistenza in età greca. Non sono mancati del resto negli anni ritrovamenti di monete, toponimi e probabili insediamenti ellenici. Commenti positivi unanimi alla fine del tour guidato con l'invito a ripetere periodicamente attività analoghe anche su altre zone. Un plauso è stato rivolto al Rotary Club, al presidente Domenico Scopelliti e alla delegata Interact Maria Abruzzo, che hanno saputo valorizzare al meglio la bella intuizione del giovane e dinamico presidente Interact Giulio Carchidi. E presso il centro medico Alexander Fleming, sito a Petrizzi, si è tenuta la conferenza per la presentazione della piattaforma MAMA, My Agent Based Mobile Safety. Vediamo il servizio. Allora, oggi abbiamo avuto un intervento sul conclusivo del progetto MAMA e rappresenta appunto la conferenza finale in cui abbiamo rappresentato in particolare il prototipo, ma i risultati del progetto. E il progetto è andato molto bene, la conferenza è andata molto bene. E sono particolarmente soddisfatto in quanto io ho curato il coordinamento tecnico lato Synapsys, che è la mia azienda, la proponente, e abbiamo chiuso questo percorso che è iniziato più di 2 anni fa con un prototipo funzionante che ha non solo colpito i partecipanti, ho ricevuto diverse dimostrazioni di stima e di interesse anche da potenziali partner futuri, non è stato solo raggiungere gli obiettivi, ma aprire degli scenari estremamente interessanti. Le potenzialità sono enormi e l'azienda ovviamente in coordinamento con gli altri partner si organizzerà per sviluppare le strategie di business in maniera tale che tutto quello che abbiamo creato venga portato sul mercato. Ovviamente come azienda Synapsys il nostro obiettivo non è solo quello di creare innovazione, ma è quello fondamentale di portarlo sul mercato, realizzare qualcosa di concreto. Questa è una RSA, una residenza sanitaria per soggetti non autosufficienti, lavora in nome per conto del servizio sanitario e cura delle persone non autosufficienti che non possono essere assistite a domicilio. Abbiamo anche noi, sposato questo progetto nella visione futura di intraprendere anche un'iniziativa per quanto riguarda l'assistenza domiciliare. Pertanto le nuove tecnologie sono fondamentali al fine di far sì che possiamo curare
a distanza i pazienti che vogliono stare a casa, certamente pazienti che non sono nelle condizioni tali da dover essere ricoverati, però attraverso anche il nostro personale, perché abbiamo tutta una serie di figure professionali, possiamo iniziare a lavorare anche fuori dalla struttura, quindi sul territorio, e quindi è importante che queste iniziative possano andare avanti in modo che ci siano sempre di più strumenti e tecnologie innovative che ci consentono, va bene, di tenere sotto controllo anche pazienti che non si trovano all'interno della struttura. E io sono rappresento, diciamo, Synapsys, l'azienda promotrice di questo progetto di ricerca insieme ad altri partner che sono stati coinvolti, e abbiamo presentato i risultati di più di 2 anni di lavoro orientati all'introduzione di un sistema innovativo per la gestione del paziente cronico presso il suo domicilio. Nello specifico ha voluto introdurre una nuova modalità di gestione delle informazioni che derivano da apparati che il paziente può utilizzare in autonomia presso il suo domicilio, elaborando queste informazioni prima di attivare la centrale d'ascolto, che è chiaramente presidiata da personale medico che segue il paziente in remoto. L'innovazione sta proprio in questo, perché i sistemi fino ad oggi, diciamo, tradizionali riportavano tutte le informazioni alla centrale d'ascolto che poi doveva elaborare. Una prima elaborazione adesso la facciamo direttamente a casa del paziente, e quindi scaricando molto l'onere di gestione del personale medico che deve seguire. L'altra particolarità è che gli algoritmi che sono presenti su questi dispositivi sono in grado di apprendere le condizioni critiche, ritenute critiche di ogni singolo paziente. Quindi rispetto al quadro clinico, che viene chiaramente indicato dal medico, al verificarsi ripetutamente di alcune condizioni, gli algoritmi apprendono una condizione di relativo benessere, diciamo, del paziente specifico, che può essere chiaramente diverso da un altro paziente. In questo progetto ho coordinato un'equipe del mio laboratorio, specificamente per quanto riguarda la scelta dei device che devono misurare questi dati sui pazienti e l'individuazione della patologia da prendere ad esempio proprio per il progetto. Durante, diciamo, la scelta dei device abbiamo cercato di trovare dei device che siano meno invasivi possibili sui pazienti, quindi in modo tale che possano fare delle misurazioni automatiche, consentendo al paziente di voler partecipare in modo sereno a queste misurazioni. Perché chiaramente uno dei problemi in medicina è quello che quando tu al paziente chiedi di misurarsi la pressione e deve intervenire lui personalmente, per esempio, spesso e volentieri o non se la misura, o se se la misura magari ti dice che ce l'aveva buona anche se la trova, diciamo, alterata, un po' per problemi magari psicologici, un po' perché non vuole cambiare la terapia, capitano queste cose. Quindi noi abbiamo individuato dei device, uno fra tutti che è una maglietta che si indossa e che in automatico provvede alla misurazione della frequenza cardiaca e della frequenza respiratoria senza che il paziente se ne accorga. E oltretutto dialoga con questa piattaforma dove vengono inviati poi i messaggi sia di allarme ma sia delle misurazioni standard che vengono effettuate senza che il paziente debba fare niente. Quindi come misuro, dall'altra parte ho proprio il dato reale della misurazione praticamente. La parte più innovativa di questo progetto è che questi device, cioè questi misuratori, chiamiamoli così, sono in grado di dialogare con questa piattaforma dietro la quale c'è il personale medico che osserva i messaggi di allarme, quindi prende decisioni su quello che bisogna fare poi al paziente. Dicevo, questo sistema ha la grande innovazione di auto-apprendere, cioè nel momento in cui il device invia la misurazione alla piattaforma e il medico prende una decisione, il sistema osserva la decisione che viene presa dal medico e la registra.
E man mano che il medico prende le diverse decisioni sulla base dei diversi allarmi, capisce in automatico quando quell'allarme deve essere mandato con più, diciamo, con un allarme di secondo livello, scusatemi il bisticcio di parole, perché si rende conto quali sono state le decisioni che ha preso il medico. Quindi si abbattono enormemente tutti quei controlli inutili. Cioè, attualmente con diciamo, i sistemi che già esistono più o meno simili a questo, qual è il problema? Che il medico viene chiamato spesso e volentieri, va a casa del paziente e poi fa un viaggio inutile perché il paziente non si trovava in una situazione di reale emergenza. Questo sistema è in grado di scremare già in automatico tutte queste situazioni, con un beneficio per il paziente, un beneficio per il lavoro del medico, ma soprattutto anche un beneficio come costo praticamente economico, no? Per la sanità, perché una volta che io ottimizzo le mie azioni riduco enormemente i costi. E anche per oggi è tutto, l'appuntamento è come sempre con le prossime edizioni del TG. A voi tutti l'augurio di una buona serata.